Bentrovati cari amici, rubrica di Promuovi Salento, conosciamo il nostro territorio. Oggi vi porteremo a visitare una dimora storica, antichissima, una dimora che racchiude in sé una storia misteriosa. Ce la facciamo raccontare dalla proprietaria. Guardiamo l'intervista. Siamo in una dimora storica a Vaste, una dimora di famiglia che risale al 600 e che ho avuto l'ardire di ristrutturare Dan Rudere, che era affascinata dall'architettura particolare di una struttura arcaica e rurale, ma che non è una masseria, infatti è un antico casino di caccia, come possiamo vedere dal bassorilievo che sta sul portone. Fu abitata ai primi dell'Ottocento da un mio antenato, Antonio De Viti Anguissola, un personaggio misterioso ma estremamente affascinante. Era un rivoluzionario che venne dalla rivoluzione napoletana in quanto antiborbonico e anticlericale e combatteva per l'unità d'Italia. Si rifugiò qui nel casino per non essere scoperto dalla polizia, infatti non fu mai trovato, e sposò una nobildonna di Vaste, Carolina Carluccio, che aveva il palazzo baronale dove ora è il museo archeologico. Siamo infatti in area archeologica e la cosa interessante, la scoperta interessante è stata che nell'archivio di Stato di Lecce si trova tutto un carteggio della polizia su questo personaggio, da cui abbiamo potuto ricostruire le vicende di non solo del mio antenato, portando alla luce le memorie di famiglia, ma anche dell'ambiente del Basso Salento, che viene considerato superficialmente un territorio conservativo e clericale di provincia, e invece fu patria di una classe intellettuale e progressista anticlericale di cui nulla si sa. Ne è venuta fuori una pubblicazione che ho curato con la trascrizione delle lettere d'archivio più interessanti, un'introduzione in cui si ricostruisce la galleria di questo ambiente estremamente interessante che merita di venire. E dopo Casino di Caccia questa struttura è stata un frantoio edificato nel 700 in un plesso annesso alla dimora e poi fabbrica di tabacco, così a seguire tutte le fasi dell'economia arcaica del Basso Salento. Oggi è una struttura ricettiva dotata di ogni comfort, ma che vive le memorie delle epoche antiche e che invita gli ospiti a immergersi in questo mondo. Noi vi invitiamo a venire a trovarci, anche perché in questi splendidi saloni ospitiamo eventi, convegni, feste e cerimonie di vario genere. Vi aspettiamo.